Thank <laughs> you. Buonasera, amici, ma soprattutto amiche di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovate per un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn, la rubrica di cinema, serie tv e strisce domenicali che stasera ci porta nel mondo di Flash Gordon. Io sono Francesco Tanzillo e con me c'è Alessandro De Luca, suo malvagio. Salve. E. Bene, allora questo qua è il terzo film di una serie di brutti film a cui ho sottoposto la visione a Delu, che è rimasto esterrefatto di questa cosa e mi ha messo letteralmente un veto sul quale non posso decidere film fino a settembre, probabilmente. Ma io direi anche fino alla fine dell'anno, ma vedremo. <ride> <ride> devo, devo guadagnarmi devo di nuovo dei punti su questa cosa perché comunque eh, ecco il film che trattiamo stasera è, è un film controverso è un film che all'epoca è stato mh, accolto relativamente molto male insomma e, ma con, col tempo poi secondo me ha raggiunto un po lo stato se non di cult di mid cult, insomma. nel senso che a seconda degli ambienti in cui eh, lo proietti, puoi avere reazioni contrastanti. Per esempio, io sono stracontento di guardarlo ogni volta, Dale eh, un po' meno, ma anche Ugo, per esempio, è un grande fan di questo film. Quindi, voglio dire, c'è qualcuno che lo vuole bene. Anche qualcuno che capisce qualcosa oltre a me. Quindi, eh, eh, allora, che, che cos'è Flash Gordon? Prima di tutto. È una striscia fumetti del 1934, quindi stiamo parlando veramente degli albori del, uh, del, del, del fumetto. E il suo autore è tale Alex Raymond, che tra l'altro vale la pena dire era anche uno abbastanza bravo come disegnatore ed era effettivamente quello che dà uh, peso e dà appunto carattere a questo che è un personaggio in pratica così. la sua particolarità è che era estremamente disegnato estremamente bene c'era questo immaginario fantascientifico che anticipava tantissime cose che poi ritroveremo uh, ripetute in tantissimi modi sopra, sia nei fumetti successivi che nel cinema diciamo molte cose vengono da qui Uh, si può rivedere in lui qualcosa di John Carter da Marte, il personaggio uh, dello stesso autore di Conan che prende, prende questo soldato del, uh, della, della guerra di secessione americana e lo sposta su Marte. Ci sta un po' questo viaggio verso altri mondi per una situazione uh, diciamo non programmata e lo mette appunto a confronto con quello che è un personaggio che rappresenta un poco uh, la minaccia comunista, se vogliamo dirla così. Ma prima di addentrarci in quello che è il film, Dello, tu che rapporto hai con questa pellicola? Uh, io mi ricordo che, che non, non sono sicuro di averlo mai visto dall'inizio alla fine perché sicuramente quando è uscito ero bambino e quindi al cinema sicuramente non sono andato, era uno di quei film che sicuramente è passato in tv, quindi è capitato di vederne pezzi, mi ricordavo tipo le scene con gli uomini falco, eh, però non mi, ricord, mi ricordavo la scena del cazzo, quella con lui che fa il quarterback, il running back, che prende la, la palla vale, lì l'uovo vale, e quindi, ah, uomo, uo, uomo sportivo vede palla, non capisce più niente e va. Però no, non, mi ricordo, non, non ne ho un ricordo cosciente, nel senso di averlo visto dall'inizio alla fine, volontariamente. E, però sì, mi ricordo che esisteva, perché sicuramente in, in tv è passato. Vabbè, poi la colonna sonora, il pezzo dei Queen. La colonna sonora eh, è clamorosa. Sì. Però no, ah, a parte invece... quello, non, non lo riguardavo da boh, 30 anni, 35, 40. boh, vai a sapere. E penso che ne passerà altrettanto per, per la prossima, fino alla prossima volta. Io invece è un film con il quale ho avuto un rapporto contrastante. Perché da piccolo mi piaceva molto, perché c'avevo cioè, cioè la videocassetta. Da piccolo mi piaceva molto per un largo periodo della mia vita. L'ho detestato perché era, era camp. E quindi mi. Eh, quindi mi metteva storto perché era scemo, secondo me. E poi col senno di poi l'ho rivalutato tantissimo. Trovando appunto questo spirito che lo animava ge sostanzialmente genuino. E eh, poi, capendo tanto altre cose, cioè è stata una produzione, tra virgolette, coraggiosissima. Perché non era scontato. E poi sì, anche lì. Per tanti anni, tra i Queen che fanno colonne sonore, mi piaceva di più Highlander uh, questa qua, però è immediata. È, penso, un, pe è un pezzo potentissimo. Ha cioè una, una parte di bassi che è clamorosa ed è, è la trovo veramente emozionante, soprattutto che trasmette questo. Senso di epica insensata, se vogliamo, e quindi trasmette un senso di potenza, un senso di fascinazione adolescenziale per questa. Un mondo stranissimo che mi fa molto ridere, cioè ridere mi, mi trasmette una bella sensazione energetica. E poi mi piace il fatto che, soprattutto nella versione del singolo, ci sta, la, ci sta un po' di parlato sotto e pieno di super effetti, quindi, insomma, alla fine l'ho rivalutato. E col Senno di poi non dico che non ci capissi un cazzo considerandolo naif e camp. Eh, soltanto che non pensavo che il Naif e il Ken potessero essere dei valori per i quali queste pellicole potessero essere rivalutate. Ma non lo sono, e... non, non lo sono, ve lo raccontate voi che vi piace, che, che vi, vi, vi dite ah sì è un film di merda però è, è tanto di merda da fare il giro, no è un film di merda, su no, no, non giriamoci no, attorno. Lo fa il giro, lo fa... Allora, cioè, mettiamo i puntini su... Allora, Partiamo dal principio. Sì, vabbè, non andiamo troppo avanti, <ride> però dai... Esatto. Partiamo dal principio. Qual è la storia di questo film? Molto semplice. L'imperatore di questo pianeta, Mongo, il perfido Ming, per noia, decide che vuole distruggere la Terra attraverso una serie di disastri cataclismatici. Uno scienziato no, se ne accorge cataclismici o cataclismatici. Oddio, cataclismatico, no, cataclismico, oddio. È un poco cataclismico. Sì, cataclismico. Sì, sì, sì. Grazie Treccani. Ehm... Ma grazie Treccani, l'ho detto io. <ride> eh sì ma io l'ho risolto veloce per sé, nel senso che comunque so, cioè, perché ce l'ho cercato, cercato perché non lo sapevo, ho risposto treccani grazie Delu Che fare invece della treccani e quindi uh, vedi a lavorare che nelle traduzioni uno se la ricorda eh penso eh, te invece. Tanto. <ride> esatto e quindi niente attraverso questa serie di disastri cataclismici uh, minaccia la terra di distruzione eccetera uno scienziato brillante ma spostato secondo me anche disadattato sociopatico sociopatico stiamo anche secondo me stiamo sovrainterpretando la caratterizzazione di questo personaggio era soltanto il classico mad doctor perché qua per capire il film bisogna tornare alle radici della narrazione popolare degli anni 30 il mad è un mad doctor. Quindi, è uno che prende fissato con la scienza, che farebbe tutto per la scienza, anche gesti inconsulti. Prende costruisce questo razzo per andare ad esplorare questo pianeta Mongo che riesce a scoprire attraverso le sue, le sue, i suoi studi. Caso vuole che. L'aereo che stava portando in volo Flash Gordon, campione di football, e la sua agente di viaggi, Dale Ar Arden. Se non sbaglio, Harden sì, uh, si, uh, si schianta lì vicino. Immediatamente lo scienziato recluta questi due <ride> malcapitati che vengono presi e trasportati su questo pianeta Mongo, dove vengono immediatamente catturati e portati al cospetto del tiranno Ming. E lì inizia la classica storia ultralineare, dove il cattivo cerca di ammazzare il buono e rapisce la tipa. E questo è tutto il film. Il film per il resto è drittissimo: non c'è un colpo di scena, non c'è un, una sorpresa, non c'è. non ha niente. E in questi termini è esattamente rispondente al canone dei film d'avventura fantastica post guerre stellari. Perché qua, secondo me, stiamo sottolotando un fatto molto importante che finisce con un cliffhanger e che per due, per tre, questo si posiziona esattamente in quella serie di film che volevano, eh, che sono stati prodotti sulla scena di Guerre Stellari. Non so, Dello, tu come la vedi? Beh, a parte il, il discorso di Guerre Stellari è piuttosto calzante perché il, il, la regia era stata offerta a George Lucas inizialmente, eh, che, ha, che, ha, che ha declinato, chissà come mai, eh, e poi Gior forse Un perché George Lucas scarso. stava già lavorando... Eh, su una roba sua del simile perché il primo Star Wars è del 77 del eh, 77 sì. eh, quindi questo film è uscito nell'80 quindi adesso non, su Wikipedia non ci sono le date dell'offerta non è che c'è scritto il ah, 5 settembre 1975 no si sa a qua, su Wikipedia dicono che la, prim il prima, la prima regia fu uh, offerta a George Lucas che rifiutò e che poi diresse Star Wars Addirittura un'altra versione era, doveva essere diretta da Federico Fellini. Oh, <ride> mamma mia, sto volando! Sarebbe stato un film. Ma, non, ma anche questa non, non comincia mai la produzione. A quel Chissà punto, De Laurentiis, che, che tra l'altro, De Laurentiis ricordiamocelo, è anche il produttore di quell'altro disastro sci fi che è stato Dune, e non, non secondo me ha sa un sacco, un sacco di punti in comune con Dune, anche questo, cioè, sì. E uh, il direttore, il, il, il regista è Nicolas Rugg, che era the, il. Uh, no, scusate, il regista era Nicolas Rugg e uh, uh, assunse Michael Allin, che era l'autore dello scritto dello scrittore del uh, copione di Enter the Dragon, che in italiano è... Uh, uh, è quello con è russi... l'operazione Drago, il tre dell'operazione Drago. Il tre dell'operazione Drago è in italiano. Esatto, sì. Bravo, ok. E cominciarono a lavorare sul film nel 77, però Hodges poi fu ripreso. No, scusa, ma poi entrambi furono sostituiti perché a quanto pare non era abbastanza. Allora, qui mi viene da ridere perché se De Laurentiis pensò che questi non erano abbastanza bravi che nel, nel rugby e all'in stavano facendo un, un lavoro abbastanza eh, immagina cosa cazzo era prima che, che, che arrivassero i nuovi perché poi a, arrivano eh, arrivano Hodges e Lorenzo Semple Jr., Junior eh, che era l'autore del remake di King Kong quindi cioè alla fine De Laurentiis prende un po' gente con cui ha già lavorato in precedenza e, eh, e, e questo è il risultato del, del, del lavoro, diciamo, ma penso se l'avessero fatto, fatto veramente fare a, Pe a Fellini, no, ma Fellini, veramente... in che periodo della sua vita era nel, negli anni 70, uh, nel stava 77. Girando? Penso che era la frutta. Secondo me. Negli anni subito. 70 girava. Allora, i cloud. Roma, Amar, vabbè, c'era Amar Cord cazzo. Nel 77, sì, allora. Sì, Ma perché Casanova. nel 77 o nell'80? Perché nell'80 esce la città delle donne, mentre invece Marcord è del 73, poi ci sta Casanova che è del 76, e poi e... l'orchestra, che diciamo, è uno già minore del 79, è l'ultimo forse suo. Uh, bello è la città delle nuove donne del 1980 vabbè comunque Poi era ancora bello. Fellini cioè, diciamocelo. Eh, diciamo Fe era l'inizio della fase calante. un mignolo di Fellini era comunque, sarebbe stato comunque meglio di, della produzione di questi qua cioè, voglio dire anche un Fellini alla frutta avrebbe comunque fatto un lavoro migliore di questi qua cioè per quanto un Fellini negli anni 70 non fosse all'apice della, della sua creatività, diciamo i giorni migliori, i film migliori li avesse già fatti, era comunque sì, cazzo. Sì, però non diciamo gli anni 70, perché gli anni 70 comunque sono importanti, mentre invece io proprio inizio anni 80, col suo ultimo, cioè appunto è proprio coeva dell'isola della città delle donne, scusami, quindi... è. è, è che... Per me detto, è l'ultimo bello, quindi diciamo i suoi giorni migliori finiscono nel 1980, forse. Poi vabbè, ci sono estimatori anche della Voce della Luna che è del 90, eh, attenzione. Vabbè, non, di, Però... non divaghiamo, non divaghiamo. Pa torniamo a parlare di, di questo film bello che, che merita Flash Gordon. A me piace eh. tantissimo. E, <ride> se, vabbè, comincia relativamente bene, perché tutto sommato l'inizio è abbastanza un po' brioso, loro sono abbastanza quasi credibili in quello che si dicono, però incomincia già un po' a, 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 a sbarellare quando, vabbè, il loro, il loro che si innamorano nel, in, in 5 secondi, subito così. Ma non è neanche è bombano nel bagno dell'aereo che sarebbe stata una cosa credibile, nel senso, attrazione sessuale, scopano nel, nel bagno dell'aereo. No, si innamorano perdutamente da un momento all'altro. Ma poi c'è una scena che secondo me ha segnato l'inizio della fine. Quando stanno per partire col, col col razzo e missile che cazzo è. Il dottore gli dice "Premi il pedale. Devi premere il pedale". È un cazzo di, di razzo interstellare e se non prendi il pedale, non niente succede qualcosa Beh, magari magari <ride> serviva cioè è un avviamento a pedale come nelle motociclette vecchie Beh, stato, là ci voleva uno forte un che, detto, che vabbè, qui, allora ditelo che prendete per il culo va bene Ma no ma allora sono personaggi e situazioni scritte un po' non, col culo, col culo. V1, ma no col culo perché tutto quanto da contestualizzare col fatto che nel 1930 e soprattutto il pubblico dei fumetti nel 1930 questa roba se la beveva. Ho capito, ma l'hanno fatto uscire negli anni, anni 80 al film, non è che poi scrivono che è un'immortalata negli anni 30. Adesso direbbero che è estremamente attinente alla materia originale e rispettoso dell'opera di Alex Raymond. Che comunque rimane una merda. Ma dai, ma no, è, 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 una, è una giustificazione eccessiva. Ma soprattutto qua, allora sul fatto che i dialoghi fanno cagare sono completamente d'accordo. C'è un'altra scena, vabbè. No, no, sto andando avanti perché ce ne sono varie scene <ride> che mi ricordo che i dialoghi ti fanno proprio strabuzzare gli occhi dal quanto... Non che, a parte che è sono recitati, recitano tutti veramente di merda. A parte Timothy sì. Dalton che si vede che è uno che poi fa la carriera, è uno che comunque... Anche Max Von Sido. Max, Max Von Sydow è il Danny Sopper di, di Super Mario Bros. È, è sì. quello, è, fa il cattivo, so, so, eh, sovraqualificato decisamente <ride> troppo qualificato per il ruolo <ride> e il film. Ci pro... no, Max Von Sydow fa il suo lavoro, è un professionista, ci mancherebbe. C'è anche una splendida Mariangela Melato ma anche lei è brava alla fine, cioè, alla fine però il, il contrastare primi però primi. È cioè, Ornella Muti è terribile eh, ma c'è anche il problema che Ornella Muti la fanno anche recitare in inglese non so quanto fosse, era anche giovane una ragazzina al tempo Ornella Muti eh, l'hanno girato nei, a fine anni 70 Ornella Muti è del eh, inizialmente era nel è difficile. del 55 quindi negli sì, anni teneva 20 anni eh, aveva 25 anni, anni. Sì, non è neanche sì. detto che fosse molto. Ma no, in realtà, no, Ornella Muti non è la uh... allora, Ornella Muti inizia nel lavorare nel 1970 con la moglie più bella, il no, no, sole ma nella mi ricordavo pelle. che fosse tipo andata a vivere, che fosse andata a vivere negli Stati Uniti o qualcosa del genere. Allora, tipo, uh, nel mio Ah no, il padre era straniero, ecco sì, il padre era straniero, mi ricordavo che aveva qualcosa, quindi no, ma magari l'italiano-inglese lo parlava anche abbastanza bene, perché comunque non è scontato che un'attrice un non madrelingua inglese sia a proprio agio in recita a recitare in inglese, per dire una recente, come si chiama, quella di tramonto all'Alba. Uh, Uh, quella messicana uh, Salma Hayek Salmayek, nelle interviste lo diceva che lei i, per sfondare negli Stati Uniti per incominciare a lavorare negli Stati Uniti doveva migliorare l'inglese perché comunque non ti fanno cioè o fai o fai il personaggio macchiette quindi l'accento come i personaggi indiani come in Master of None quando c'è il personaggio che oh, fa bene l'indiano e quindi devi fare quell'accento lì, altrimenti non sei indiano, anche se sei nato e cresciuto negli Stati Uniti, è uguale a un po', cioè alla fine c'è questa cosa del se è un personaggio straniero deve, person deve se non è bianco-americano, allora è, diciamo come si dice, uh, wasp praticamente, white, Anglo saxon protestante, cioè alla fine... è quindi mi, ci posso anche credere che Mariangela Melato scusate, che Ornella Muti non fosse proprio a proprio agio nel Beh, ruolo. a ecco, fare Aveva inglese. comunque già fatto 26 film in carriera, eh? attenzione. Negli anni 70, Ornella Muti. Ornella Muti aveva già fatto 26 film Ma del 55 come cazzo ha fatto A fare così tanti film è in 15 Ha iniziato anni? a recitare giovane Erano tempi più semplici E ne incartava due film all'anno Qualche volta anche tre Qualche volta anche quattro Porca <ride> In effetti c'ha ragione Ok va bene sì. Cioè aveva già un'importante un carriera alle spalle. Poi per carità, magari non so tutti quanti i capolavori, no? Tipo, sì, le Monache no. di Santa Anche lei non recita bene, eh, non figurati. è, no, è, è, è anche nel ruolo. Cioè, è un po' diciamo che, che, che secondo me or, è la, sua, la prova attoriale di Ornella Muti in questo film è stata fonte di ispirazione per quella di Monica Bellucci in Matrix Reloaded. Mamma mia, ma la stessa Siamo stai... lì, cioè, siamo è lì. Un momento al vetriolo. Questo eh beh, attualizzo e faccio riferimenti pop per il, grande, per il grande pubblico che apprezzeranno sicuramente. Ma... Ma Monica Bellucci c'ha tipo due minuti e sono due minuti recitati da cani. Questo qua comunque è una parte importante. C'è un film ah, intero recitato da cani. Ma no, ma in realtà è la meno non è no, Ornella Modi non me... è così terribile. Alla fine, sai, è cos'è che è veramente peggio: i due protagonisti sono quello, secondo me. I due protagonisti. Jones sei... e Amber oh, Anderson. Bello. Come cazzo, si chiama lei. Ma Sam Jay Jones è uno praticamente che si è rovinato con la cocaina, voglio dire. Cioè, ma eh, ci cioè hanno fatto un intero film sopra che Ted... Sì, ci hanno fatto un documentario, magari volevo recuperare, visto che pare che mh, fu, abbia avuto delle conseguenze non abbastanza interessanti e importanti sulla sua vita e sulla sua carriera questo film. Sì, è uno che è stato malissimo, praticamente non si è mai riabilitato. Tra l'altro veniva... Dal film 10 di Black Edwards del 1979, che comunque è stato chiaramente preso perché era eh, un bel ragazzo. Beh, aveva 20, 20 anni scarsi, anche di lui quel, quando ha girato Sì, il ma Z. poi c'era ci cioè, Biondo, mascella volitiva, era, un era il musco, ma no, ma ci mancherebbe no, su quel, sì. sul fatto, sul perché abbia quel ruolo lì? Non lo met... cioè, un bel ragazzo, ci stava che l'avessero preso non sapeva sì. recitare, poverino lui e gli hanno dato anche un copione è... terribile Beh, e anche i registi secondo me a livelli di, di direzione allora, una chiara interpretazione fisica si dice, non si dice un, un copione che fa una chiara interpretazione fisica sì, perché è quello cioè, che, che doveva fare è la stessa cazzata che hai detto con Nicolas Cage <ride> con Vampire's Kiss è vero, in effetti. Ed era, ed era una cazzata vera anche quella. <ride> e, no, ma allora, il punto è che qui uh, il personaggio Flash Gordon comunque è estremamente dipendente dalla rappresentazione degli eroi di K e Spada, la Errol Flynn, che comunque ci sono delle cose che ritornano dal punto di vista iconografico, come appunto il... Uh, le, il le, combattimento le spadate, slapstick, se vogliamo, il combattimento. Perché... Slapstick, le spadate. Il fatto, comunque, eh, cioè, se si prendono le due figure, cioè, si somigliano tantissimo. Perché poi era un mondo anche lì più ingenuo, più facile. C'erano i grandi eroi. Non c'era il grande eroe d'azione nel cinema degli anni 30. C'era però personaggi che erano particolarmente dotati di questa cosa. E Rolf Lynn era uno di questi ed è stato Robin Hood, è stato D'Artagnan, è stato Zorro probabilmente a un certo punto della sua carriera quindi eh, tra l'altro anche lì sparavano film su film su film una continuazione come ci va a vedere Babylon e, ed è stato Particolarmente importante per la raffigurazione delle robe. Che negli anni '80 ah, ma, diventa un'altra cosa, quindi il problema dei capelli non era biondo, era, era tinto per il film. Le, certo non erano i suoi capelli sembra, sembra la Carrà. <ride> <sì>, anche perché <ride> sembra la, la Carrà. Sì, mamma mia, mamma mia. Comunque, scusa, e, dicevi no? Vai eh, che, quindi, detto una grande interpretazione fisica mm. votata all'azione. Questo, qua, era la classica cosa che se lo, faccio, se lo facevano adesso. Ecco, il film è stato girato senza l'utilizzo di Stuntman. E a confronto al team di Dalton, effettivamente sembra. Che tra l'altro, lui invece c'è il baffo alla Errol Flynn. Ed è vestito di verde come se fosse Robin Hood. Di no, Halloween. sì, quello di, chiaro riferimento ai Merry Men, diciamo, di, di Robin Hood, è, chiaro, sì. è ovvio con quel, quel Tra altro, personaggio. Tra l'altro nella di... città di nel pianeta di Arborea, eh, che quindi praticamente è letteralmente l'allegra la foresta, foresta di Sherwood. Sì, chiaramente. Ma l'hai riconosciuto Richard O'Brien nel ruolo di Fico? No. Perché Fico è difficile riuscire a capire. Allora, Richard O'Brien sai chi è? Uh, sì, chi è? è? tipo. Aspetta, che altro film ha fatto? Aspetta, mi fa un attimo, Richard. O' non, non, non è, è, stai... tipo è il Allora, Richard O'Brien è il tipo del Rocky Horror Picture è, è Show. È quello che ha scritto, Rocky Horror Show. È lui esatto. È... e inter Interpreta Rifraf nel film, è e in questo qui interpreta. Interpreta quello un altro momento completamente nonsense. Sviluppo della trama è ok quando hanno già imprigionato Flash Gordon, che è nella questa okay, gabbia della okay. bozza del de Melma insieme a quegli altri poveri sfigati. che Insieme a lui, si sì. quello che è fico Richard O'Brien, è quello che va nella, nella nella gabbia insieme a lui per, per farlo tradirlo. Ma perché ho capito, si. Sì. Perché lui dice: Guarda, in realtà è molto semplice: perché lui dice: Io ho promesso, a, cioè il personaggio di Timothy Dalton dice: Io ho promesso alla principessa Aura che non devo ammazzarlo, però le regole del mio paese dicono che praticamente a un certo punto tu fai quella prova, se arrivi in quel tempio e fai la prova. E ti avveleni, quelli invocano la morte. Ce te lo fa vedere prima. per forza. nel, nel, nel tempio, no? perché del tempio? Perché è una cosa forzata. Mentre invece quello è stato, cioè è stato Scusa, anche un dispositivo è di trama forzata. carino, secondo me. Mentre invece quello con l'inganno, perché le, cioè lui l'ha visto prima. Cioè, lui arriva, vede quella scena e dice: Col cazzo che metto la mano là dentro con le mani. Ma morto. no, ma se lo vuoi far ammazzare così non lo puoi prendere. Dalla gabbia, portarlo in quella stanza, e dici: me, se, se metti la mano qui dentro e sopravvivi, ti lasciamo andare. Invece, adesso cazzi tuoi e muori. se parte... non volesse, mi sembra che non sia proprio il, il, il nocciolo della questione. Ma no, ma è un, no, ovvio che non. Nell'economia del film, è un, però è una scena che non ha assolutamente senso. Perché devi. Mandare uno dei tuoi dei tuoi soldati o comunque dei tuoi dentro la gabbia per convincerlo a scappare, cioè non ha avrei... veramente. Perché per detto, guarda, il... adesso mi hanno catturato. Mi hanno catturato. Però adesso ti aiuta ad uscire. Vai, no. vai in quel posto con l'inganno che trovi le armi, vedi che poi, poi ce ne scappiamo e tac. Trappola! Ma, è un ma, tipico. Ma il inganno. punto è che ce l'hanno già prigioniero lo possono prendere di forza e portarcelo lì e farglielo fare non sono sicuro ma tu non, non sei sicuro cioè non che non sei sicuro non ha senso il film ma non deve avere senso cioè stai perdendo molto di quella che è la sua dove cioè il suo essere immaginifico il suo di portarti effettivamente su dei mondi che sono rappresentati anche con grande estro con No, a livello scenografico una, e una... di costumi sì, è un lavoro, esatto, cioè, cioè, anche, anche in ecco. quello il parallelo con Dune è eh, 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 sì, vede, perché cioè, potrei dire una cazzata, ma gente che sicuramente ha lavorato più o esatto, meno sì. con la stessa gente. Si vede che c'è quella mano produttiva dietro, il risultato più o meno lo stesso ma De Laurentiis la roba bella poi ne ha prodotto nella vita solo film di vita. certo sì, no? ma no ma secondo me lui a un certo punto era uno dei, dei produttori più forti eh, italiani all'estero tra l'altro e cioè, fa, cioè ha prodotto film dal sì, 41 sì, no, okay, okay, no di roba bella ne ha fatta però vi al cioè, 2007 ha... quindi e... Ha prodotto, guarda qua, ci sta Halloween 3 ah, mai, Ha prodotto Conan il Barbaro. E sto buttando a caso. eh I tre giorni del condo, vabbè, per, per grande serpico. Per la legge dei grandi numeri. Quanti ne ha prodotti nella, in carriera? Ha prodotto una marea. Non li conto perché sono veramente tantissimi, però produce una cinquantina di qua... film. Secondo me, sicuramente di, di più dal sì, 1941 più. al 2007. Per esempio, quando è morto? Uh, beh, nel... È morto nel, nel, 2010. Uh, nel 2010. Lui, praticamente, dal. Lui, tra l'altro, è del 19, quindi praticamente quasi a 20 anni inizia a fare. Allora, allora, allora. Uh, Riso amaro, Napoli milionaria. Ma no, ma sì, ma era per scherzavo, però ha fatto talmente tanti film che ci sta che abbia fatto cazzate come abbia, come abbia prodotto. Però combinazione, abbiamo fatto due film prodotti da lui e sono due cazzate, cioè, tra l'altro molto simili. Ma, tra... non, non, non ritengo che sia proprio una cazzata, nessuno dei due. Cioè, senso, il, se, questo qua è sicuramente una cazzata d'une secondo me là il problema è, è che c'è un fraintendimento. Un disastro, ma con un grande fraintendimento alla base. Però non, 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 non mi sento di ritenerlo un brutto film. Cioè, anzi, cioè, se, se tutti i brutti film fossero così, cioè, no, sarebbe no, da baciare no. a terra. No 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 no, 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 no. Hai visto Morbius? No, non l'ho visto e non lo ecco. voglio vedere. Ecco, ha diretto il Diabolic di Mario Bava, bellissimo. Ha no, ah, diretto Barbarella, roba che per esempio potrei sottoporvi prima o poi, che meraviglioso, che appartiene sempre a quello stile diciamo uh, fantascientifico lì, meraviglioso, ha prodotto dentro Brass, guarda là, che meraviglia, ha prodotto. No, sono affascinato, sì, ha prodotto, prodotto di tutto e poi Serpico appunto, il giustiziere della notte. Sì, ma il King Kong del 76. No, ma una, una carriera spropositata. La zona morta di Cronenberg. Ha lavorato probabilmente con i migliori registi della storia del cinema. Siamo a Fleshcog. Allora, sì, ecco. Cioè, secondo me, ecco, la cosa che riesce, dove molti altri film non riescono bene, parlo di tutti quelli che sono una serie di. Uh, tutto quel filone fantasy fantastico fantascientifico della fine degli anni 70, inizio degli anni 80 non riesce a essere secondo me così evocativo o almeno si, si incentra fortemente su un'idea però la realizzazione comunque è in questo come vogliamo chiamarlo range di mediocrità che secondo me comunque in, cui, in questo range di mediocrità Comunque, questo spicca come un film sostanzialmente con una produzione che. più che una produzione con dei valori produttivi investiti per renderti quel mondo fantastico e affascinante. Chiaro, non è. Cioè, secondo me Dune di Lynch è meglio di questo, ma c'è anche da dire che Dune di Lynch alla base, ci aveva un romanzo più forte del Flash Gordon, che per quanto seminale... comunque c'era anche l'Inch dietro, per, tu, per quanto fosse un disastro. E c'era anche l'inch dietro, esatto. Comunque cioè... il budget di sto film è tra i 20 e 27 milioni di dollari, dicono su YouTube. Che erano eh. tanti, eh. E ne fece tra, tra il Regno Unito e gli Stati Uniti 46 milioni e mezzo. Quindi rientrò abbondantemente nel budget eh. Anche se fu, fu una bomboa, diciamo come dalla, dai critici. Uh, ah no, in realtà sotto Rotten in Tomato, a quanto pare gli danno l'83%. Vabbè, ma la gente si. Ha eh, visto? Eh. La, la gente si droga. <ride> <ride> perché, eh, se ho detto, secondo me è stato poi rivalutato tantissimo col tempo perché quando poi la gente si è vista tipo. Uh, I film di Waititi, soprattutto Ragnarok, che c'ha ha dei chiari riferimenti a questo su determinate cose, uh, se lo sono andati a vedere, questo è detto: ah, però, cazzo, sì, è proprio vero. E quindi, per fare gli intellettuali, gli hanno dato dei voti alti. Ma sì, però... ma infatti, secondo me, quella roba lì è il tirarselo a fare gli intellettuali. dice ah dè, dè, dè. Uh, se non fosse che veramente pieno di fatti perché detto ritornando sul piano estetico cioè se, se prendi per esempio tipo cool non è tanto meglio di questo se prendi beastmaster non è meglio di questo sul piano visivo sono anche film molto più scarsi quindi secondo me per essere 1980 proprio quindi la produzione degli anni 70 era anche abbastanza avanti e quello che lo sarò veramente sono appunto uh, non metto in mezzo gli effetti, perché sono una cosa che, secondo me, è, era avveniristica, ma non proprio un point, però, dal punto di vista del uh, sempre nel punto di vista di produzione, per esempio, Danilo Donati, che faceva scenografo e costumista, era veramente una spalla avanti, una spalla avanti, perché e del resto era uno che lavorava con Fellini. Uh, per esempio ricreò il 700 di Fellini di Casanova ma ha fatto pure no, no, ma Romeggi, Giulietta si vede che ha dato costumi e scenografie ma anche degli effetti speciali Però un film degli anni 80 eh, ovvio, sì, che, se pensi un film, che sì. è un film degli anni 80 però è realizzato bene secondo me è proprio, cioè è proprio quello che, che lo fa cascare brutalmente sono le interpretazioni sì, e io, le e interpretazioni proprio... sono terribili eh, sì. Perché veramente non c'è un momento in cui riesce a prendere. Ma non dico secondo me, il problema non è di prenderli sul serio. Perché, comunque, è un film che non vuole essere, non so no. quanto involontariamente. Secondo me, è, è, è dire è che voleva, came, essere, non voleva essere. Non voleva prendersi sul serio. Secondo me, è dargli forse troppo credito. Non è, secondo me, voleva essere una roba seria, che poi ha detto: Ah, vabbè, ormai siamo nel. nel... No, no, no. Mm. Nel nel secondo terreno... me non c'è questa consapevolezza cioè lui è semplicemente camp, quello è proprio così che, che gestisce questa materia non col fatto di essere epico, ma col fatto che sostanzialmente poi ci mette pure quelle cose tipo mentre sta al combattimento quello che prende su una mazzata in testa quella comicità slapstick un po' così Cioè, secondo me non c'aveva pretese di essere serioso come Dune era soltanto in questa fascia di mezzo che era camp, cioè era come, non lo so, il, per farti un esempio è come la serie di Batman degli anni 60 con Adam West, cioè aveva quel tono lì, cioè non è che puoi dire quello non si prendeva sul cervello, non era manco una commedia, è, è che gestisce quella roba in quel modo lì, non a caso effettivamente anche Batman è degli anni 30, cioè il punto è che i riferimenti di questa roba qui sono quelli e quindi l'approccio a quella materia è un po' questo. E per cambiare radicalmente la percezione della roba fumetto bisogna aspettare comunque il Superman di Donner che gli dà tutta un'altra impostazione. Eppure là comunque ci sono tipo dei momenti camp, mi viene da dire come tipo il volo di Superman e Lois, che è una roba che se la guardi adesso fai cosa sto guardando scusa eh, però... da, da, veramente da tanto che non li riguardo quindi non, non allora, posso quando commentare quando uscirà il film di Superman di uh, James, Gunn. James Gunn ce lo riguardiamo quello è veramente molto bello cioè proprio senza se senza però ecco uh... C'è un sacco di fatti tipo: si vedono un sacco di. allora gli effetti, le pist... pistole laser, la... i costumi. I costumi sono bellissimi, poi è tutto quanto un tripudio di questo rosso smodato ovunque, a... che quasi. fa quasi male agli occhi, tanto che è rosso. È tutto ro... Russo, sì, è tantissimo oro rosso e sì. nero. Sai cosa mi è venuto in mente mentre lo guardavo, specialmente la scena del, um, della sala del trono? Mi è venuto in mente l'episodio il, um, il, il 8 di Guerre Stellari, mm -hmm. con, con praticamente il, il dittatore lì Snook che sta in questo ambiente tutto quanto russo con quella paletta cromatica là, e ci stanno le guardie pretorie intorno che sono russe. Cioè, ehm, allora chiaramente col fatto che attingono alla stessa materia più o meno, non dico che ci sono dei riferimenti diretti, ma che comunque c'è qualcosa che secondo me ha lasciato qualche seme in giro. Secondo che cosa me... Cosa ha lasciato qualche seme in Flash giro? Flash Gordon. Ma... Pss, ma... I film in sé non so quanto più che altro il genere quell'estetica quel tipo di fare perché poi alla fine non è molto diverso dal da rocky horror picture show che del 77 75 mi sembra 75 cioè quella roba lì le, non, non, non è che si inventi chissà cosa a me ha ricordato tantissimo rocky horror picture show rocky horror show è quella roba lì senza però avere il prendendosi eh, quella roba lì prendendosi molto più sul serio senza però avere anche quella, quella carica, quella verve rivoluzionaria eh, a, a, a livello di tematica a livello di, di personaggi, le, come presenta la sessualità. Qui alla fine è tutto, tutto molto standard, c'è il protagonista bello e biondo, eterosessuale, cioè che, che fa innamorare tutte le donne che lo guardano e... Eh, alla fine, boh, sì. Eh, tra l'altro, ho anche fatto altra battuta completamente senza senso: che gli dice, ah sì, ne parleremo con i nostri figli. Ma, ma mi conoscete da 15, da non si sa quanto tempo? Perché poi il viaggio, il viaggio spaziale, può, può durare da 1 a, a 45 milioni di anni. Non si sa bene quanto siano stati nello spazio, <ride> però, è un cioè, alla fine, chi se ne frega? Non è importante, però, è anche divertente esatto. quanto. A livello scientifico non si, non si preoccupano mai di giustificare quello che succede in maniera assolutamente. però c'è una cosa. A proposito di, di cosa scientifica, c'è una cosa che invece, secondo me, che mi ha sorpreso, e che ripresenta in maniera molto che che presenta in maniera molto uh, uh, semplice, anche in maniera abbastanza frettolosa il concetto della, della foresta oscura, uh, del, del, del paradosso di Fermi e il, il, il concetto della, della foresta oscura perché siamo soli nello spazio o forse non siamo soli nello spazio però se perché se lo sai il paradosso di fermi e la, la, no, il concetto della foresta so, oscura la, la foresta oscura praticamente mm. cerca di spiegare il paradosso di fermi com'è possibile che non ci che, che siamo solo nello spazio se l'universo è davvero infinito com'è possibile che ci siamo solo noi come razza senziente, avanzata in grado di comunicare una cosa dell'altra. Una delle spiegazioni è quella del, eh, della foresta oscura, che vale a dire: eh, la foresta oscura è il primo che si fa vedere quello che muore. Quindi, mm. l'universo è pieno di civiltà aliene. Però sono tutte terrorizzate, hanno tutte paura di essere la prima da essere riconosciuta da es di essere riconosciuta come potenziale minaccia e quindi di essere distrutta. E quello è, que è quello che dice Max von Sydow, cioè il personaggio di Max von Sydow, che a un certo punto sì. dice se i cataclismi vengono, vengono considerati come di natura, di, di fonte naturale, come di un evento di... naturale, non ci preoccupiamo. Io li, li, anche, li lascio stare. Se invece vengono riconosciuti come eh, di fonte, di matrice artificiale, di matrice aliena, a quel punto distruggiamo il pianeta, che è un po' quello è, là. Foresta oscura, alla fine. non so quanto sia volontario questo riferimento, però è, è un concetto della fantascienza che esiste, della, fan, della scienza della fantascienza, che è quello della foresta oscura. Che, tra l'altro, è uno dei concetti sì. del, della trilogia di Cijin Liu: quello il, il problema dei tre corpi, la foresta oscura, e il terzo, non mi ricordo più sentito. C'è anche, no, eh, anche una delle cose che vengono. Tra virgolette messe sussurrate su in Star Trek dove il primo contatto avviene a seconda di determinati gradi di, di sviluppo tecnologico. Quindi, tu, praticamente non puoi avere a che fare con una, con una civiltà aliena nel momento in cui c'è cioè, permane uno stato di guerra, perché vuol dire che siete una razza belligerante. Non fate il viaggio nell'iperspazio e altre cose che poi in primo contatto vengono spiegate molto bene quindi comunque è uno dei principi fondanti della fantascienza sono d'accordo con però te però me ha sorpreso che faccia questo riferimento che faccia questo riferimento tutto sommato scientifico perché il concetto di, di foresta oscura è una teoria scientifica che ovviamente non ha, non ha riprova non può avere riprova fino a che non ci distrugge non, ci, non distruggiamo qualcuno noi alla fine però è una cosa che scientificamente viene discussa eh, e mi ha sorpreso che fosse presente in, anche se in maniera molto diciamo fugace un riferimento in una battuta di, di, del, del personaggio di Minga alla fine non è però mi ha sorpreso questa cosa qua non me l'aspettavo no è, però, è è veramente è, il momento il, il, il discorso il, il dialogo quando più interessante. parla con Zarkov lì con il col col col, col uh, il, sì, quando gli dice che praticamente lui verrà ucciso e sarà, cioè la terra verrà distrutta, ed è colpa sua che li ha scoperti, eh, esatto, bravo, sì, sì perché tra l'altro, giustamente, è l'unica persona che potrebbe capirne la sottigliezza, perché gli altri sono un po' così. L'altra cosa che ho trovato affascinante, però, è anche il fatto che il dominio di Ming sui pianeti era tenuto eh, tramite la competizione degli uni tra gli altri. In pratica, e questa è una delle cose più divertenti, secondo me loro cioè il fumetto, rappresentava questo imperatore come una specie di uh, terrore rosso, comunista cinese. Però nel ecco, ma poi in cui... il, il, il razzismo serpeggiante del personaggio di Ming, che è un, che è un, è un attore bianco svedese che interpreta uno che, che è di fattezze origini orientali. Allora, forse dire, però. Via, erano, com che, come com che dici erano tempi diversi? Erano tempi più semplici. Allora, attenzione, però, col fatto che è un attore svedese si leva dalle pive dal sacco il fatto di essere razzista verso i cinesi. Perché? Perché non Perché è americano? No. Perché così, cioè, perché altrimenti Perso sarebbe effettivamente siamo. il cinese cat no? È proprio Ming. Cina, sì, vabbè, Cina comunista. Non eh, se tu lo fai cinese è come il Fu Manchu, hai capito? Cioè, c'è cioè quella tematica costante che è anche là. Tra l'altro, l'altra cosa degli anni 30, mentre a prima era questo come si chiama Grosso Guaia, c'è il per suo personaggio poi eh, eh, sì, però Grosso Guaia c'è viene pure dopo, viene pure d'altra da sì, roba. Dopo, e però esteticamente lo esatto. ricorda come, eh, come i baffi, sì. è, quel, è quell'immaginario alla fine perché il man è quella là è il, il mandarino in pratica per citare un'altra fonte fumettistica... ma appunto... sono sempre tutte quante derive... Del, del malefico piano del dottor Fumanchu... che veniva tra l'altro... Eh, rappresentato al cinema... da Vincent Price... tra gli altri... Altro che era un altro attore bianco... Figurati. però allora... sul fatto di Vincent Price... che è una yellow face... Eh sì... è un po' così su Beh, questo, questo piano, quantomeno non giustamente... l'hanno pitturato di giallo e non gli hanno tirato gli occhi come a Jerry esatto. Lewis eh, ma soprattutto la cosa eh, divertente è che giustamente quella si chiama Ming ma è di un altro pianeta non è detto che deve essere vabbè, per forza eh, no, è Va bene. È, è una paraculata inaccettabile secondo me sì. allora è un alieno come li fai come gli alieni di Guerre Stellari e allora va bene anche se vabbè poi gli fai parlare con accento allora, giamaicano. Attenzione, vero, George Binks e eh, va Ma guarda, che comunque Obi-Wan Kenobi è un'altra appropriazione culturale perché doveva essere Toshiro Mifune. Ah, si, sì? eh, Obi e non è, Kenobi, Obi non, ha, non ha le fattezze, non è truccato per essere orientale come, come si chiama l'attore. Eh che fa Obi-Wan in Guerra Stellare. Adesso mi sfugge il nome. Eh, allora, è l'attore che ha fatto uh, Sir Alec Guinness. Alec Guinness, bravo. Che poi, se vogliamo, comunque, Alec Guinness mi riporta immediatamente al Dottor Zivago, dove c'è Omar Sharif che fa il russo. Sì, il concetto... <ride> vabbè, ma, ma, ma ancora adesso facciamo fatica come diciamo industria di intrattenimento a fare a, a dare al, a persone di quella etnia i ruoli del, che, della loro etnia cioè. però secondo me la questione qui è molto più dalle parti del, del, um, uh, di, de, di Heimdall di colore cioè, cioè Heimdall penso, cioè perché si chiama come una div divinità norrena, immaginate che debba essere biondo con gli occhi azzuni in realtà no, è Idris Elba cioè, secondo me siamo eh da una partita... No, partire... i banchini comunque di, di, di contatti con le, con, la, con, le, con le popolazioni africane ne avevano avuti, se non sbaglio. Quindi, non so, adesso io non sono esperto, però quest'idea cioè, questa idea che le, le popolazioni del nord, che l'Europa, del, del periodo medievale fossero tutti bianchi, è, un è, una, è una fesseria no, che c'è. Il problema del periodo medievale, ok, però nella formazione del mito, comunque a livello ancestrale, dovevano per, per proprio cioè, forse beh, sì, okay, okay, miti ma poi mitigazione. Erano... Il fatto che, che eh. lo possono rimaginare di colore alla fine sono personaggi inventati, è quello eh, esattamente. È la stessa eh. cosa per questo Ming. Secondo me è più giustificato. Con Max Von Silvio sì, no, 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 cioè, ma cioè, no, 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 quello che volevo dire non è che è un, che è un che è, che è bla, è razzista, cioè, no, però è però un, un è quel è. razzismo casual, serpeggiante un po' che. No, no, il punto che avevi alla base è che il fumetto era proprio razzista. Ah, okay, era bello. razzista contro i cinesi. Cioè, è proprio sì. così. Cioè, Si chiama. Come lo chiami? È l'imperatore cattivo di una razza che vuole asservire la terra. Come lo chiamiamo? Con un bel nome cinese che ci fa, che ci fa tanto sì, ridere. Sì. Ming. E quindi, ho detto: secondo me, col fatto che lo fanno diventare Max Wans, ripulisce un po' sta cosa. Perché, giustamente, non potevi essere razzista così forte. Negli anni successivi, ma il punto che era affascinante secondo me è che lui mantiene il dominio aumentando la concorrenza degli uni tra gli altri. Quindi, minga il capitalismo che spinge le nazioni a competere tra di loro, oh, no, no. Quel, livello, quel livello di, 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 di trama tematica ero come, completamente disconnesso. Non ho capito perché lo temevano. Parlavano di questo esercito enorme che, Ma tra l'altro, altra cosa bellissima che ho notato è che le guardie che impugnano le spade dalla lama invece che dall'elsa, perché? Sì, perché sono spade aliene. Scusa, Scusa quindi, la base l'hai impugna... vista si impugnano la lama nonostante abbiano l'elsa. Quindi... Esatto no ma è tutto così il film cioè è proprio completamente cioè deve ho essere lì e ho detto e magari facciamo. è un attore cretino che se ne è dimenticato non sa come si impugna una <ride> controfigura, un figurante che non sa come si impugna una spada Toh, tieni sta spada, l'ha presa in mano così e non ha, non ha più avuto il coraggio di però poi no, li impugnano tutti così, quindi è una, deve essere tipo una direzione a livello, istruzione, a livello di regista, quello tipo, le spade qui le impugnano dalla lama perché? Perché, perché è aliena, che una spada aliena. Nonostante abbia l'elsa, perché non è che è, che è solo perché. la lama, eh, cioè... Ma se ci fai caso, pure cosa? L'arma che hanno gli uomini falco. Dovrebbe essere una specie di martello. Ma mazzaputto. una sorta di martello, che cazzo è? Eh, sì, capito, ma c'ha comunque una forma, ripeto, molto. Vabbè, una mazza. Che cioè, paradossalmente molto estruso. Sì, sì, ma pure là è come se tenesse due du Ma ripeto, non è. Cioè... Cioè alla fine ma la stessa cosa subito, per dire queste qua sono alieni, sono tutti quanti potenziati e quello comunque prende il rimbalzo a un certo punto. Però ripeto non è quello il punto, cioè è proprio quel fatto di quella per questo è camp perché non c'è proprio la base per essere credibile sotto diversi punti. Sì, diversi. però il problema è che io, quando noto queste cose, è perché tutto il resto è talmente. Sono talmente disinteressato al film in sé. Che vado a notare questi dettagli. Che solitamente non ne frega niente. Cioè. Però Nel momento in cui un film non, non mi, mi disinteressa, lo trovo fatto male, tutto il resto, noto queste, queste nel, nel contesto di un film realizzato male, queste cose spiccano ancora di più perché sono cose che non hanno senso e che, che sono ingiustificate, sono stupidità, sono disattenzioni. Non lo so, non ha veramente senso che, che, che una, cioè delle guardie per del cazzo di spazio dalla allora, base della propria. Dobbiamo proprio dirla tutta è proprio, non c'è niente di questo film ha senso, ma appunto perché non, non, non ne ingarra una sotto In questo effetti, punto di vista. Allora c'è qualcosa che ha senso lo sviluppo, lo, lo, qualche svolta narrativa. ecco allora. No, una cosa che ho trovato accettabile e decente è il, quando Aura il personaggio di Ornella Muti. Sì. Eh, viene subito identificata. Sanno che è l'anello debole, che è la traditrice che si porta che, 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 che se la fa un po' con tutti. E quindi è la no, eh, non è è una donna della sessualità libera. Ok. Qui il quello che mi è piaciuto è quando poi la, la torturano e lei continua a dire: ah, state facendo tutto questo perché mio aspettate che lo scopra mio padre. Poi quando viene rivelato che il padre non solo lo sa, ma ha pure avallato e dato la propria approvazione alla cosa, quello è un momento che effettivamente. E dice: Ah, sì, il personaggio di Aura che si rende conto che il padre è, uno, è davvero uno stronzo, che è davvero un uomo senza cuore. Quello... Ma secondo me lo sapeva comunque che era uno stronzo. Cioè, per quanto che è, vetti... è stronzo fino a questo punto. È un bel eh, personaggio. Infatti, no, non che lo sapeva, però, no, scena... non pensava che lo sarebbe mai stato con... anche con lei. Figure, quello che Esatto, pensava di, do... di godere di immunità. Eh, In realtà, esatto. tra l'altro. Hai citato forse una delle scene: da, 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 Dall'ira di, di Ming ecco. Cioè, tra l'altro, è bello Ming ah, riempie la bocca, mi piace tantissimo, un personaggio incredibile! E, tra l'altro, hai citato la bellissima scena in cui Mariangela melato frusta, uh, Ornella Muti, bellissimo momento incredibile. A proposito, Tra altro di frusta, penso, il cazzo ecco. di combattimento con le fruste mia, è terribile anche quello, no, 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 quello no. È terrib cioè, co tante cose con le quali possono combattere, con tutte combattere le cose con cui fruste. puoi combattere con le fruste, ma poi no, quelle, su quello... sulla piattaforma sul tagadà sono, sul, sul tagadà <ride> con le punte sono praticamente. <ride> Eh, giusto perché se no stanno online, cioè invece la punta ti spinge a muoverti. <ride> Niente, io gli voglio bene, non ce la faccio a voler male. Però capisco il tuo atteggiamento perché a un certo punto, quando l'ho guardato durante il, il mio, intorno ai miei vent'anni, mi stava sul cazzo per questi motivi qua. Sì, soltanto che poi a un certo punto sono entrato nell'ottica di cui tutte queste cose non me ne fregavano un cazzo quindi lo stesso fatto. Che i dialoghi sono così stupidi, io semplicemente prendo rimossi cioè, ehm, non, perché non è la parte importante. Non è, la part cioè, è soltanto infilare scene che sono sostanzialmente a modo loro epiche. Però è il problema: di allora di Fracchia contro Dracula che ne avevamo parlato. Che se prendi le, se le scene singolarmente, una te ne guarda una scena di 5 minuti, il sì. clip su Youtube è finito lì ok è piacevole fare un 114 minuti di film uno dietro l'altro di scene di merda una dietro l'altra pesa perché cioè, non sono sketch è un film e se a un certo punto se un film non ha un, se le scene sono completamente disconnesse l'una tra loro e al, proprio all'interno le, le scene sono disconnesse al loro interno perché i dialoghi sono assolutamente senza sesso le, e le interpretazioni non, non, riesco, non ci riescono non ci riescono mai a parte quelle di Max Monsieur, cioè, al, e Timot, no, ti ho di Manking ma Or Ornella Muti nel, nel suo Mariangela Melato, sì, ma alla fine, sì, sono i due protagonisti. Torno lì. Sono Melody Anderson e Sam J. Jones, e, nel e un po' meno anche il professore. Il, prof il uh, zarco Sarco. Come si chiama il, uh, il eh, professore zarco. pazzo. Come si chiama? Hans Zarkov, esatto. Hans Zarko. eh, sono loro che ti, mi, mi tiravano ogni volta che aprivano bocca, mi tiravano fuori dal film proprio. Tra l'altro non mi ricordo neanche come totalmente e con la testa spensa che mi, mi, sono anche mi sto scordando, che anche scordando come, come finisce. Hai presente quando, quando ti finisce, spesa, Hai fatto un sogno e i primi cinque minuti te lo ricordi e piano piano cominci a scordarlo. È una cosa del genere perché... Lo guardato talmente disinteressato da un certo punto in poi. Mi ricordo bene l'inizio, però poi a un certo punto ho incominciato veramente a essere completamente disinteressato perché non riusciva più a. Però secondo me lo l'hai criminosamente sottovalutato. Pelle. Cioè, non te lo sei goduto. Cioè non, non ti sei messo nella disposizione mentale giusta per godertelo perché questa è proprio la cosa cioè, dovevo super. sbronzarmi, dovevo sbronzarmi Ma per no. poi guardarlo, guardarlo. Era proprio quella cosa che tu stavi là e cioè, ti facevi questa Guardavo, tipo o su YouTube. Ma no! E stavi là e più che altro accettavi che questa cosa rappresenta un modo di fare cinema, un modo di fare fantascienza, un modo di fare fumetti che non esiste più. Cioè tutte quella le navi volanti. Cioè tu, cioè, il, cioè io trovo tutto quanto estremamente poi non tornano oh, affascinante terra, terra. e ambizioso. No, non tornano sulla terra okay. nell'incedere nell dell'esagerazione ed è che sembra letteralmente presa dal finale di Guerre stellari. Un'altra, serve la scena. Uh, ma che facciamo? Torniamo sulla Terra. Ma anche per perché fatto... tecnicamente a un certo punto non, non finiscono, tipo, sal... Ming, non lo ammazzo tipo qualche secondo prima che scada questo presunto conto alla rovescia, che può allora, anche darsi proprio... che sia un conto alla rovescia sbagliato, che quindi la, la Terra sia, sia comunque distrutta. No, no cioè, stai, stai come, come dicevamo la settimana scorsa, stai sovrainterpretando Cioè, cioè no, la, alla è fine è Loro, la che... Terra è salva, punto se cioè, loro salvano, uccidono Ming la Terra è salva prima che scada Tutto. il tempo e quindi la Terra è salva esattamente salta. prima che scada il tempo però, eh, eh, mo ti spiego perché ci sta il cliffhangerone per questo ma che facciamo, torniamo sulla Terra? ma non mi dispiacerebbe stare un altro po' qua no? aspetta, analizziamola e... da, per, far, per farci okay. due risate analizziamola Vai. dal punto scientifico la cosa la Terra non era sotto, sotto pericolo perché la Luna si stava avvicinando sì Sì. quindi se la Luna si sta avvicinando è, è comunque fuori. un merdone perché ti manda a puttane tutto il, tutte le maree tutte le, me, cioè, il fatto che la Luna ca cambi orbiti e si al te alla Terra anche se non passa al punto di non ritorno è comunque un disastro come il film di Roland Emmerich e poi torna indietro come nel film di Roland Emmerich. <ride> Scusa, non l'hai visto Moonful? Cioè, se vuoi farti far no, veramente del male... No, non l'ho visto, eh, no. Perché se vuoi fare veramente le punte al cazzo a un film, a questo punto devi farlo un film contemporaneo, perché all'epoca tu ci passavi sopra. Però quello ti spiega esattamente questo: ci cioè, sta la, terra, la Luna che si sta schiantando sulla terra, e poi premono il pulsante React. No, il pulsante rewind, scusami. E la to la 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 è, è tutto torna indietro, esatto. Ah, okay. è? Eh, per però capì questo è, è grave. Cioè, se proprio sei affascinato da questo... No, no, ma non è che crolla. Non c'è un al cazzo. Perché del... Del film, <ride> se non mi frega una sega, quindi ero completamente disinteressato oh, però, E quindi stavo pensando... Però Può mi ha affascinato questa come, cosa che eh? c'è il punto alla rovescia di... Tra l'altro non è una bomba, sono disastri naturali che succedono uno dietro l'altro. Quindi è, è il punto di non ritorno. Cioè è, è, è che se succede... E è, è quindi... Cioè, no. Allora, secondo, allora, secondo me, com'è com la situazione? È che loro prendono... E lui, cioè, lui sta là e orchestra questi disastri naturali. Quando quelli arrivano, smette. Detto bene, adesso io entro 8 minuti faccio cadere la Luna sulla Terra. però il Tuttavia, la luna è ferma lì. Come a... Sì, a sta a pensando che dare... fa il... ogni singolo disastro, una... cioè, deve sedare una rivolta. Dato che lui crea questi disastri naturali per noia. Doversi dare una rivolta è più divertente e soprattutto sta là, passa metà del film a volersi trombare uh, cosa la di Anderson, la... Anderson, sì. Esatto, quindi voglio dire, eh, c'è lo l'ospizio nuovo, hai capito? Quindi non è che sta là a premere i pulsanti per i disastri naturali. E cioè, poi la luna che cade, la luna è ferma lì, scade il tempo e la fa cadere. E non questo ah, lento quindi la luna non era in avvicinamento, eh? Al esatto. allo scadere del tempo sarebbe partita la luna. Quindi, esatto. okay. secondo me sì mi piace, Posso, la, la trovo accettabile come, come spiegazione. Alla quinta visione inizia a questo. Il film va così. punto. E comunque la scena dove lo ammazzano è perché lui, Flash Gordon, schianta questa astronave dentro la cerimonia di matrimonio e lo trafigge. Sì, quello. Ah, è vero. Sì, sì, ok. Ma tra l'altro ha ricordato un po' al contrario, la... quando muore il personaggio di uh, in Firefly, quando muore il pilota. Sì però è un po' al contrario perché loro vanno a sbattere e lui muore infilzato dalla, da della roba dentro però ovviamente non tra l'altro è una grandissima cioè è anche un'altra leggerezza delle cose perché in Star no, Serenite, trek... il film è serenity scusa Fire Serenite, Firefly, ok sì Firefly della serie eh, è anche una grande leggerezza perché tutte queste astronavi vengono disegnate come se fossero degli aerei tranne i star sì, trek che che devono essere la plancia... a, come si dice aerodinamiche che, sì. che ma non, non penso ci sia, sia possibile mentre invece i Star Trek vengono costruite nello spazio e quindi non ci hanno bisogno dell'aerodinamica e sì è detto, sono sempre A molto poi è affascinantissimo così. che atterrano e non si pongono il problema se sia respirabile l'aria, se c'è atmosfera gravità, loro escono e via temperatura, non va bene tutto lui esce in cannotta, va bene tutto e soprattutto è sempre uno che va girando con la maglietta scritto flash sopra. Vabbè, è un branding, è come TB12, Tom Brady nel football, cioè c'è il branding. E quindi mi piace questa cosa che questa cosa l'accettiamo perché c'è branding, mentre invece era un influencer già al tempo. Secondo me sì, lo sai. E poi, poi l'altra cosa che non mi è mai detta è che lui sostanzialmente non è mai così studio. Lui ricordava che ha imparato a pilotare gli aerei leggendo la cosa per corrispondenza. Anche quella parte lì che gli chiede se, se, se era già arrivato alla parte che doveva atterrare. atterrare. No, è l'ultima che non l'ho letta. Cioè... <ride> Sei paperino, voglio dire, quella battuta lì. Cioè, scontata, eh, perché quante volte è stata fatta una battuta del genere. Però ho detto quant quantomeno. Detto, io, non, allora, io ci sono sceso tranquillamente a patti perché in pratica secondo me è soltanto una messa in scena estremamente più semplice di roba che tipo la Marvel fa soltanto in maniera molto più complessa. Secondo me, Ma cioè infatti, proprio i film, la, i film Marvel stanno peggiorando. Adesso io non eh. ho ancora visto uh, Guardians, Guardians of the Galaxy, bello uh, Ant-Mania. Wasp, Sarcazzo esatto. Uh, allora, guarda, secondo me questo. Ant è Man, il Wasp uh, nell'universo quantico. Quello sì, mi manca, quella... eh, però gli ultimi, cioè gli ultimi Marvel, sono sempre peggio, sempre meno interessanti. Ne parlavamo su Slack, siamo passati dal vado a vederlo vol molto volentieri al cinema al lo guardo quando passa su Disney Plus con calma, senza fretta. Guarda, dato che comunque questo, questo podcast, questo, il tema di questo podcast è stato scelto proprio per l'occasione dell'uscita dei Guardiani della Galassia al cinema, secondo me eh, anche là c'è un seme di qualcosa, se non altro, ci sono i tipi che sono tutti quanti dorati, anche nei guardiani della galassia, c'è comunque una rappresentazione della fantascienza che è ancora estremamente dipendente da quelle regole qua, soltanto che mentre all'epoca semplicemente scendevano dal razzo, mettevano il piede a terra e dicevano, dicevano tutto a posto, ehm, ci sono soltanto degli artifici narrativi più complessi per giustificartelo o meno, secondo me. Quindi però detto è soltanto la questione sovrastruttura, mentre invece quando prima quando lo leggei Flash Gordon, poi quando lo vedi in questa forma soprattutto, c'è un'estrema semplificazione di quello che poi diventa la space opera che è una cosa estremamente estremamente come vogliamo vogliamo chiamare elementare, cioè proprio il raccontino non c'ha non c'ha manco la questione di avere velleità a un certo punto secondo me come invece ce l'hanno un sacco di film marvel e sotto questo punto di vista per me comunque se tu asciughi tutto se tu non ci vai a cercare le cose per esempio uh, la stessa durante il terzo atto quando c'è insomma il timothy dalton che prende e spara alla gente così è esattamente quello che fa tantissimo ancora adesso una qualsiasi cosa di Guerre Stellari cioè non c'è praticamente nessuna differenza tra l'ultima puntata di Mandalorian e l'attacco la, a Ming, l'ultima cosa, cioè non dico che sono uguali a uno a uno ma in pratica è sempre la stessa cosa soltanto fatta con una complessità maggiore sia narrativa che tecnologica quindi c'è cioè, è come, non lo so, è come vedere una pittura rupestre di tutto quello che è venuto dopo e quindi Secondo me riesce ad averci ancora uh, degli elementi cioè, a parte l'affetto mio, che poi cioè, che mi ci diverto proprio a guardarlo. ma Mi, mi, mi diverto a guardare un sacco di roba deprecabile, di cui forse Flash Gordo non è la minore delle cose, quindi detto cioè, me, lo, me lo bevo senza, senza problemi, uh, non. Un, uh, non me lo bevo senza problemi, come roba peggiore oggettivamente. Però cioè, è meglio questo di Super Mario, secondo me. Mm, sai che ho guardato più volentieri Super Mario di questo? Addirittura perché Super Mario grande. ero più affascinato dal, dal, dalla questione del branding come. Una, una compagnia l, l, come ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di super mario come appunto ora sì. com come il, tutti gli aspetti di un brand siano controllati nel, nel, nel mini, nei minimi dettagli ci siano paginate 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 di guideline su quello che possono dire su quello che non possono dire su come si possono muovere su quello che possono indossare su quello che non possono indossare tutto il resto eh, e quindi quel super mario lì negli anni 90, quando è uscito. Adesso cos'era nel 1990. Quando... Sì, anni 90, sì, anni 90 comunque Il, post... nel 93 era, sono che, che, che un film sì. del genere pot, possa uscire al giorno d'oggi con quel livello di, di, di libertà creativa e completamente discostarsi così drasticamente dal materiale d'origine, è una cosa in, impensabile al giorno d'oggi. Questo invece non aveva neanche quel, quel parallelo, diciamo. non sì, ok, a, 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 per dire la colonna sonora io ci ho ritrovato tantissime sonorità per dire Vangelis, Vangelis di Blade Runner, io ci ho, 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 ho trovato sì. tante somiglianze. La colonna sonora è probabilmente la parte migliore del film eh, a Quindi livello proprio di sonorità, e si, si ritrova tantissimo poi in quel, in quel tipo di musica elettronica scritta per fare l'accompagnamento ai film si, se ne ritrova tantissima poi nei film successivi l'Ideran era quello più eclatante però ce ne sono sicuramente anche altri che adesso non mi vengono in mente e poi a livello scenografiche scenografia costumie c'è un lavorone niente da dire uh, magari siamo, sono fuori un po fuori posto un po' fuori sopra, completamente totalmente sopra le righe però c'è un lavorone sicuramente niente da dire sì, quando la prodotto sì, sì, no, un è veramente assurdo. No, quando avrà un blocco è terribile è come se qualcuno non gli avesse detto cosa dire, cioè quello è veramente terribile. Poi sì, con una debolezza e soprattutto con un gancio emotivo che veramente sta scritto su una, un fazzolettino da, da, di carta dal bar, del bar. È veramente così. Poi sì, tutta la storia d'amore loro è una roba che è indecorosa. Cioè, da, da, penso che sia anche quasi offensivo sì, eh, mettiamo eh, a paragone di una roba di dal, Ma chi cazzo sei? Ciao, mi presento, sono Flash Gordon. Io sono, non mi ricordo come si chiama lei. Ah, sì, sposiamoci, facciamo figli, eh, cioè, boom, va bene. In dieci minuti, te, e poi c'è sempre questa cosa. Lei, però, secondo me, non è tanto, tra virgolette, succube come personaggio rispetto a quanto no, era da no, aspettarsi per... non è che però è soltanto, è quando apre bocca è terribile, però quando apre bocca è terribile, perché comunque sì, sì, il no. sotterfugio per scappare da Ming, il fatto che si traveste come l'ancella per essere presa e ammacchiata e portata eh, Beh, cioè, è la, è mh, non è la, così l'eroino action che si, si ispira a replay di, di Alien chiaramente, no vabbè, però che no. viene del 70 76, fine anni 70, anche quello quindi Alan, il protagonista eh, femminile action eh, anche Barbarella per dire, anche se questo, questo qua meno. Questo, ecco, a è meno, un po' Barbarella, sì, però Bravamente. ha meno exploitation sessuale: i personaggi sono, non, a parte qualche scena, non sono, le, le donne non sono svestite giusto perché devono essere, sono donne che stare in cena svestite alla fine. Uh, cioè sono, hanno abiti normali sono coperte alla via, i più no, svestiti sono certo... come si chiama, i giovani falco lì. no però aspetta a un certo punto ci sta sempre Ornella Muti con i copricapezzoli argentati ma probabilmente era, un, era, era, in, quella, era in una eh, parte eh, che non prestava attenzione eh, 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 eh. però mi eh, ricordo tu, la scena in cui come si chiama Flash Gordon si risveglia nella bara che anche lì Tale quale a Rocky che si risveglia, in Rocky Horror Show è Biondo, tra l'altro, uguale, cioè, ha tantissime cose che, prese, che prende da Rocky Horror Show dai su, e non no, le migliori, no. purtroppo. <ride> eh, ma lui un personaggio che si risveglia dalla barra comunque è abbastanza classico come situazione, cioè no, vabbè, non sì, penso sì, okay, però robito. il personaggio biondo con quel tra l'altro è pettinato quasi in maniera identica a Rocky di Rocky Horror Show, cioè, alla fine è. Riprende tantissimo poi è proprio il fatto di essere così. Camp, mancano i numeri musicali. Ma se ci butti la musica, loro incominciano a ballare. Ah, sai? Se il combattimento di, che, che fa con la, il eh, football, l'uovo con, con lo facesse a tempo di musica mentre cantano, sarebbe stato un rocky horror. La versione fantascientifica, spesso opera di rocky horror show, cioè va Sarebbe campi, stato estremamente affascinante i, i giochini sessuali, il, tutto il ma discorso tutto di sessualismo e di giochi sessuali. Ci sta comunque sempre quel discorso subdolo di abuso da parte di Ming con la neve. Ah, no, quello sì, là, sì, è abbastanza è anche abbastanza subdolo, è abbastanza ovvio, il fatto che la fanno bere così non ti pesa, non, non ti dimentichi, Quasi. è più facile da sopportare, cioè, alla fine fanno velatamente rifer riferimento al fatto che le stupri, cioè sì, in pratica perché sicuramente sì, c'è farebbero... l'anello che abusa sessualmente eh. delle persone. Tra l'altro prima ancora, e poi appunto loro restano sul pianeta per, per restare il discorso. Restano sul pianeta perché c'è il cliffhanger. Perché Ming che sta morendo, si spara con quel raggio, e noi immaginiamo che sia morto, ma probabilmente non è morto, e una mano, ah, sì, no, nero, lo ricordo, lo ricordo, lo raccoglie. Si sente la risata di Ming e poi The End, cioè loro erano convinti di far partire la saga. Il, il, il franchise, erano... il franchise. Secondo me sì. E poi invece... Se la sentivano calda, però invece è tutto quanto... Tutto quanto è renato se non per quelle meravigliose scenografie che sono incredibili, cioè io veramente ho, fatto, ho scattato 3000, 3000 screenshot che sto provando a caricare su Facebook, ma mi dice veramente vaffanculo ed è cioè detto Io l'ho trovato veramente divertente, divertente perché è stupido, ma perché gli uomini serpente che hanno quella cosa guantata che ma sono incredibile, come cazzo li hanno conciati. Ma secondo me quello è il problema. È che l'abbiamo visto troppo in alta definizione. Perché se tu lo vedi smarmellato sul VHS, con secondo me anche più scuro. Però il cinema al tempo non è che i film fossero, si vedessero di merda eh. negli anni Ottanta. Al cinema li vedevi bene. Era la definizione televisiva, gli schermi piccoli che, che non rendevano. Però al cinema i film si vedevano bene, che eh. ma comunque più piccoli. Cioè gli, no, gli schermi cinematografici erano piccolini, eh? figurati! No, no, soltanto, nei, soltanto nella lurida provincia Campana. Infatti, piccoline. gli, gli, gli <ride> schermi cinematografici sono rimasti più o meno gli stessi a meno che non siano diventati più Anzi, se, 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 se è possibile, se magari sono diventati più piccoli perché i cinema grossi ormai se, può, se non sono, sono i multiplex, ormai non ce ne sono, figurati. Quindi sono rimaste le magari le. le, le, le le, come si chiama le sale un po più piccole che hanno costi di gestione minore che quindi riescono a sopravvivere anche senza dover fare miliardi e miliardi di incasso però no boh, nel complesso no 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 è divertente ridere fa eh, però no se devo guardarlo per come film no per cazzo no, no. mi sembra vabbè Tanto con questo penso abbiamo letteralmente finito i film orribili che ti ho proposto per queste teorie. Ma cose. meno male, no, non so cosa ho segnato per la per tra due settimane. Attenzione, potrei non aver segnato. Era uno che ha una... proposto Jope che non ricordo il paziente spagnolo, qualcosa del genere. Ah, sì, cazzo? il paziente spagnolo, probabilmente sarà un dramma strappalacrime. The Spanish sì, no, Prisoner è la formula in italiano. Mm. Che non ho ancora visto. Tra l'altro, quindi, boh, quello è un salto nel vuoto e non mi prendo nessuna responsabilità. No, beh, no, ma no, que per, il, per questo non ti, non ti addosso nessuna responsabilità. Ci mancherebbe ottimo come la formula, ma. No. Va bene, dai, direi che abbiamo fatto tutto. Abbiamo, vogliamo dire qualcos'altro? Non mi sembra. Abbiamo Beh, no. Qualche altro aspetto eh, di cui vuoi parlare? Oltre al fatto che è estremamente divisivo. Sì, alla fine sì, c'è cioè questa cosa, c'è chi lo. Boh, è un po' come Vampire Kiss, che ah sì, è bellissimo. No, eh, cioè, Vampire Kiss è peggio, cioè, ah, no, infinitamente peggio. peggio. peggio no, senza cioè, addirittura, secondo me, è addirittura meno scritto di questo Vampire's Kiss. Oppure, oh, cioè, secondo nella, nella tua personale top 3 dei film di merda che ti ho fatto vedere recentemente, questo come cioè come lo classifichi? Boh, recentemente, fammi andare a vedere su Letterboxd cosa abbiamo visto recentemente. Allora, uh, uh, dai, arrivo e cacchio li vedo. Flash guard oh. eh, in ordine di aggiunta. No, quando è che li ho visti? Non me li fa mettere in ordine di aggiunta. Vedi, vedi la lista e vedi praticamente in catalogo. Ci sta l'opzione per vederli in, in, rispetto alla data, alla data che li hai visti, quindi fa tipo calendario. No, non, non, per, per, la, per, il, per, per le tag, per quelli taggati, non me li fa mettere perché li, li, ce li ho taggati con retro popcorn. cioè per mm, okay. data di uscita, voto medio, il mio voto gli interessi, la lunghezza del film e la, fi e la popolarità del film. Facciamo per allora il mio voto, il lowest first. Allora, il più basso che ho dato è stato il, uh, Vampires Kiss, poi Fracchia eh. contro Dracula, Dune. <ride> Flash Gordon è il quarto peggiore di, dei di quelli a cui ho dato. Cioè, voto. Hai addirittura ammesso che Dune è peggio di questo. Sì, Dune secondo me No, in realtà mi sa che ho dato due stelline a entrambi. Due stelline entrambi. Eh è una scelta coerente comunque. Cioè, secondo me è proprio. sono due film estremamente simili, cioè non, non è a caso, eh. quindi ci sta. Però, se beccato Due Stelline, anche Eric il Vichingo. Eh. eh. Cioè, Eric il Vichingo, per esempio, ha delle cose che. Cioè, dal punto di vista tecnologico, è realizzato peggio di questo. Cioè, proprio come idee visive, secondo me. Ah, e poi ci sta un, un cambio di umorismo che è esagerato, cioè. Mentre questo qua sì, diciamo, no. è camp, quello là è proprio un'altra cosa, cioè, però mm. è, è, è no, comunque comunque. Sì, tra, dei, dei film che hai, che hai proposto, uh, Van per è il peggiore cioè, di, de, dei film retro, dei retro popcorn che abbiamo visto, è il peggiore e Flash Gordon è il quarto peggiore nella mia lista, a pari merito con Erich il vichingo e Dune eh, perché sono tutti a due stelline quindi è un, è un il, terzo, il terzo gradino del podio è occupato da tre film perché il che secondo è, che è Fracchia contro Dracula a cui ho dato una stellina e mezzo sì, mi, mi ci trovo mi ci, mi ci trovo abbastanza poi ci poi sono le varie specificazioni e le varie affetti quindi così. Ebbene eh, quindi il mio impero di terrore finisce qui. È eh, veramente dire, no, no. <ride> va bene. Uh, Delu, come al solito io ti ringrazio per essermi venuto dietro in questa lunga cavalcata per le, per le, le montagne del pianeta Mungo e io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci hanno fatto compagnia uh, vedendo questi film raccapriccianti con noi e ci vediamo tra, con il retro popcorn, ci vediamo tra due settimane con un film che speriamo sia meglio ma che non sapevo, io personalmente non so nemmeno di che non parlo. quindi sopra di quindi, <ride> quindi va, chi, chissà e soprattutto scoprirete se Jopep ci tirerà il pacco anche stavolta che mm -hmm. no, non si sa e il Popcorn settimanale torna questa settimana per parlare con gli spoiler dei Guardiani della Galassia io di nuovo ringrazio Delu e vi auguro una buona notte ciao Gracias.